Buonasera, buonasera a tutti. Questa sera preparo il polpo rosticciato con zucchine romanesche e pomodorini piccadilli. Abbiamo qua un polpetto, ecco qua, di 500 grammi circa, che abbiamo già cotto in acqua e vino. Bello tenero, li andremo a rosticciare in padella. Poi i pomodorini piccadilli, l'avocado, prezzemolo, basilico, origano, sale, olio, pepe e limone. Le nostre zucchine romanesche, delle quali i fiori, eccoli qua, li abbiamo tolti, puliti e aperti e li andremo a friggere con della semola in olio per decorare il nostro piatto. Abbiamo già messo a scaldare la padella. Adesso mettiamo un pochino di olio, un pochino di aglio, facciamo scaldare per bene. Non andremo a condire molto forte, facciamo un condimento leggero. Mettiamo il nostro olio, ok, il nostro polpo è qui già pronto, bene, tagliamo le zucchine a dadini, le faremo saltare croccanti croccanti sia le zucchine che i pomodori. Belle fresche fresche, scrocchiano. Il nostro aglio sta sorfiggendo. Ciao Sergio, grazie, sta molto bene. Adesso riprenderò a fare qualche ricetta. Se non fa più tanto caldo, e quindi faremo anche qualche primo. Adesso con l'autunno ci possiamo sbizzarrire un po'. Faremo qualche bella ricettina. Con le nostre zucchine abbiamo fatto. Adesso prepariamo anche i vostri pomodori. Un paio li lasciamo per la nostra salsa, gli altri li andremo a tagliare a metà, semplicemente a metà, ecco qua, perché li andiamo a saltare, anche questi dovranno essere appena sbruciacchiati, proprio rosolati. Ci mettiamo un pochino di origano, che ci sta bene, e un po' di sale. L'olio l'abbiamo già messo in padella. Questo dobbiamo aprire. Ci siamo. Ecco qua. Anche, e questo è già tutto pronto. Perfetto. Un po' di sale anche sulle nostre zucchine e siamo pronti. Il nostro aglio sta rosolando, eccolo qua, è pronto. Bene, possiamo andare a mettere il nostro polpo. Facciamo rosolare per bene.
abbiamo anche i nostri fiori, la vediamo insieme, mettiamo anche un po' in padella, lo facciamo scaldare. Aggiungiamo un po' di pepe sul colpo. Prepariamo la salsa di avocado. Allora, prendiamo il nostro avocado. La salsa di avocado è eccezionale, è buonissima. E anche tagliare. Se vedo che sia abbastanza maturo, se no non vi viene la salsa, eh? Aggiungiamo i pomodorini e un po' di limone, il sale, l'olio, intanto il nostro polso sta rinfrescando e questa sta lasciando qua. Poi prepariamo anche la tartina del nostro piatto. Aggiungiamo gli altri peggio anche qui. Il nostro piatto lo sta crescendo. Darà quel tocco di freschezza e di aroma. Il nostro piatto è quasi pronto, come vedete è molto molto veloce, dobbiamo solo quasi soffiare un pochino. Abbiamo buttato la fiamma, prepariamo la nostra salsina. Pronto, è caldo, possiamo friggere i nostri fiorellini. Dobbiamo soltanto passare nella pentola in questo modo e metterli nell'olio. Sarà sufficiente. Ecco qua. Alla nostra salsa di avocado. Mettiamo l'olio. I nostri fiori sono quasi pronti. Il nostro piatto. Eccolo, così sta ricambiando bene. Perfetto. Oh, così di caramella bene bene e poi il mio è pronto. Eccoci qua,
aggiungiamo l'olio. La parte più lunga è soltanto quella per cuocere il nostro polpo, ci vuole un po' di tempo per farlo cuocere, però siamo pronti. È pronta anche la nostra cucina. Eccoci qua, siamo belle e pronti. Prendiamo il nostro piatto da portata. Andiamo a impiattare, vediamo il nostro bel polpo, eccolo qua, e mettiamo le nostre verdurine. Dimentichiamo la salsa di avocado, vedete? Ci si dimentica delle cose, adesso lo mettiamo subito. La devo mettere prima, per pazienza. Ecco, la fretta si attiva con il sidera. Abbiamo sistemato le nostre verdure, mettiamo la nostra salsina, ecco. E adesso ci mettiamo sopra il nostro bel polpetto. Bene, le nostre verdurine, come vedete, è bello colorato. E la nostra salsina che abbiamo preparato. Eccola qua, molto molto semplice. Olio, limone. Eccoci qua.
come vedete non ci abbiamo messo molto a prepararlo. Buon appetito, grazie della vostra attenzione e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!